che punto è la lotta contro la mafia? Tra l'altro circa un mesetto fa è stato varato un codice antimafia. Che cos'è e che cosa prevede? La lotta alla mafia è articolata nel nostro paese con un'attività che potremmo definire prevalentemente repressiva, affidata ai magistrati e affidata alle forze di polizia. Una lotta molto efficace che ha dato grandi risultati. Noi ci definiamo il paese delle mafie, ma siamo anche il paese della lotta alla mafia, che ha, con legislazione e apparati di magistratura e di forze dell'ordine che altri paesi non conoscono, a partire dalla tipizzazione del reato di associazione mafiosa. In Italia un mafioso compie un reato solo per essere tale, anche se non compie omicidi, se non traffica droga, è l'essere mafioso considerato un reato perché la mafia è un'associazione violenta, segreta, che persegue i propri obiettivi usando la violenza e come tale è un male assoluto nella vita del paese. Accanto a questa attività c'è anche l'attività cosiddetta di prevenzione, che si articola soprattutto in tre misure. Da una parte quelle che sono contenute nel cosiddetto codice antimafia, cioè la confisca, il sequestro, confisca e riutilizzo dei beni dei mafiosi, che gli vengono sottratti anche in assenza di una condanna penale, perché la mafia insegue comunque i soldi, anche quando usa la violenza lo fa per affermare il proprio potere, ma soprattutto per fare denaro. Sono beni che sono stati, di cui la comunità si è privata e che vengono restituiti alla comunità. Il codice antimafia cosiddetto che abbiamo varato di recente renderà queste procedure molto più veloci, renderà più utilizzabili questi beni per la comunità e soprattutto contiene anche misure che possono essere definite una sorta di terza via, perché per arrivare al terzo strumento, che sono le cosiddette interdittive verso le imprese mafiose, noi prevediamo anche una misura che consente salvare le parti buone delle imprese. Se un imprenditore è rimasto vittima di un assalto mafioso ma ha la buona volontà di liberarsi dai mafiosi, la comunità non gli toglie l'azienda ma lo aiuta a bonificarla. È lo stesso atteggiamento che vorremmo incominciare a tenere nei confronti dei comuni che vengono sciolti per infiltrazioni mafiose, che ormai sono un numero molto alto. Recentemente, questa settimana sono stati sciolti altri 5 comuni in Calabria, ma ormai non è solo un fenomeno siciliano, calabrese, campano. Vengono sciolti comuni in Emilia Romagna, pensiamo al mitico Brescello, in Lombardia, in Piemonte, e perché le mafie si sono espanse in tutto il paese. Allora, quando un'amministrazione comunale è in qualche modo soggiogata al potere mafioso, anche perché magari nelle elezioni c'è stato voto di scambio con la mafia, è chiaro che non persegue più gli interessi della comunità e come tale viene sciolto. Stiamo verificando però che questa desertificazione della politica non aiuta le comunità a rinascere. Allora anche qui vorremmo individuare delle misure che colpiscono in maniera chirurgica le parti malate dell'amministrazione comunale, ma salvano quelle buone, rimotivando anche i cittadini alla politica, alla buona amministrazione. Ecco, questo complesso di strumenti fa sì che noi abbiamo ottenuto e continuiamo a ottenere grandi risultati. Ma mentre possiamo dire di aver sconfitto la mafia di Totò Riina, la mafia delle stragi, la mafia che ci ha privato di Falcone e Borsellino, di Mattarella, di Don Puglisi, quella mafia lì l'abbiamo assicurata alla giustizia, Provenzano e Riina sono morti di recente, hanno portato con loro molti segreti, ma noi abbiamo vinto. Le altre mafie, la stessa cosa nostra, la Camorra e soprattutto l'Andrangheta, sono ancora molto forti. Sono ancora molto forti e credo che qui serva un cambio di passo non solo da parte delle istituzioni, dell'amministrazione, della magistratura, ma da parte di tutti noi. Perché la mafia di oggi è una mafia che in qualche modo tiene la violenza come riserva, ma usa la corruzione, crea complicità. Diciamo che le vittime della mafia oggi diventano
i loro complici in qualche modo, no? Allora in questo patto di segretezza reciproca è anche molto più difficile colpirli, però è anche vero che la lotta alla mafia di oggi non chiede più gli eroi, chiede cittadini responsabili, perché un imprenditore, se fa bene l'imprenditore, deve accettare la legge della concorrenza e non vincere un appalto perché fa un accordo segreto con un'impresa mafiosa per pagare meno il personale. Un professionista non può fare da intermediario e facilitatore nel riciclaggio del denaro, per esempio. E quindi se noi riuscissimo ad isolare attraverso la schiena dritta dei cittadini questa capacità che hanno le mafie oggi di riversare il denaro che si sono procurate con l'attività illecita, la droga soprattutto, nell'economia legale, riusciremmo anche a colpire non solo le mafie di ieri ma le mafie di oggi. Ecco, alla luce di questo, dopo i fatti di Ostia è stato detto la mafia arriva dove lo Stato non arriva. Che cosa vogliamo dire a queste persone che hanno affermato ciò? La mafia è sempre arrivata dove lo Stato non è riuscito ad arrivare. Una delle forme di consenso della mafia è proprio quella di essere in qualche modo, di presentarsi, è la stessa significato della parola mafioso indranghetista, uomo d'onore, uomo buono. No? Sappiamo bene che non sono né d'onore né sono buoni, però si presentano tali nei loro territori di insediamento. Sono coloro che assicurano. Lo Stato vi ha lasciati soli, e in questo senso le mafie sono molto intrecciate con la storia del nostro paese, con la difficoltà dell'unificazione, con la questione meridionale, e quindi non c'è lavoro, ti do lavoro in nero, sottopagato, ma ti do lavoro, non c'è salute, ti mando io dal medico, sei lasciato solo, ti assicuro io, ti do io la sicurezza. Ecco, questo è un consenso molto difficile da scardinare, fino al punto che in alcuni territori, non solo di Ostia, ma della Locride, ma dei quartieri palermitani, nei bassi napoletani, si ha l'idea che c'è una sorta di atteggiamento giustificatorio, la mafia c'è perché non c'è lo Stato. Questo in parte è vero, ma non giustifica mai. Per questo che per combattere la mafia occorrono politiche di giustizia, che diano lavoro, scuola, prospettive di futuro, sviluppo, buona crescita, per togliere esattamente questa che è forse la convinzione più radicata in alcune parti del territorio. La mafia è la causa del sottosviluppo del Mezzogiorno, non l'effetto dei problemi del Mezzogiorno. Ma fin quando mancherà lavoro, mancherà scuola, i cittadini di certe parti d'Italia non avranno gli stessi diritti di tutti gli altri, sarà difficile scardinare questo consenso delle mafie. Ecco perché io ritengo che accanto ai carabinieri e accanto ai magistrati e accanto allo Stato ci debba essere un'azione veramente di crescita, di sviluppo, questo superamento di disuguaglianze sociali che danno il senso dell'abbandono di alcuni territori del nostro paese, non è più sopportabile.